Quindi il primo punto, quello della 7, lo trovi al di sotto dell'arco costale. Poi vado all'ombelico. Dall'ombelico esco fuori di un centimetro e mezzo, 2, e salgo di un centimetro e mezzo, 2. E lì trovo un tender point che si chiama AT9, che riguarda una disfunzione della nona vertebra toracica. Se ho trovato un 7 e ho trovato un 9, divido la differenza e a metà troverò un 8, sempre sul retto dell'addome, che abbiamo palpato il primo giorno. Quindi quello che vi ho fatto palpare non era solo una questione di palpazione, ma era una questione anatomica. Quando diventerete bravi, la difficoltà del counter strain non sta nel counter strain, sta nell'anatomia palpatoria. Ma esula dal counter strain l'anatomia palpatoria, capisci cosa voglio dire? Cioè la palpazione del corpo è una cosa a parte, poi tu su quello ci devi costruire le varie tecniche. Ma se ti manca la base, tutto quello che ci costruisci diventa un po' più vacillante. Quindi imparala bene. Qui sicuramente la impari bene. E il vantaggio del counter strain, che è estremamente microchirurgico, ve l'ho già detto, ti farà sì che tu l'anatomia per forza la impari. Cioè dopo un po', dopo che l'hai imparata la prima volta e sai come guidarla, cioè come guidare te stesso sul corpo, poi il counter strain tutti i giorni te la reinsegna. Perché? Perché tu sarai sempre più specifico, sempre più preciso e quindi saprai sempre dove sei. Non andrai più nel tempo a cercare il dolore, andrai a cercare la struttura anatomica e dirai, ma sono davvero lì? Sì. C'è della tensione? Sì. È poco elastico? Sì. Gli fa male? Sì. E che cacchio, quanti sì? Lo metti in posizione? Si è spento? Sì. Non gli fa più male? Cacchio. Ok? Quindi ha molteplici vantaggi. Però se tu non sai bene l'anatomia prima, poi anche lì dopo sei un pochettino precario di dove stare. A parte le sintomi che hai detto, che disturbi hai a livello toracico? Hai dei dolori a livello toracico? Sì, ho dei dolori qua, mi scendo, poi scendono anche giù qua, ho questo dolore a questo livello. Okay. Riesci a alzare le braccia? A volte. Questo è quello così che riesci. Così poi mi parte il dolore. Ok, dove ti parte? Qua, a livello di braccio. E a volte il dolore anche spagnolo qua. Ok, perfetto. Quindi lei sicuramente ha dei punti anteriori, non so se anche dei punti posteriori, ma è facile che ce li abbia. E quindi se io voglio testare la zona toracica anteriore, faccio prima una flessioncina per dire, vediamo dietro quanto mi potrebbe combattere, così ho un'idea, e poi testo la zona toracica. Come faccio a testare la zona toracica? Chiedo al paziente di mettersi più dritto possibile. E gli dico, vieni indietro con la testa, e già mi dice, hai disagio, no? La parte bassa. Okay. E quindi è probabile che abbia problemi toracici alti o collo medio-basso. Tutto chiaro? Però se non l'avessimo trattata, se l'avete trattata bene sul collo medio-basso, dovrebbero essere rimaste solo quelli toracici. Poi le chiediamo di mettere le mani sul seno e di guardare più o meno a 45 gradi e io farò una pressioncina sulla zona toracica alta, medio-bassa e poi lombare. Quindi mi metto qui così, tu mi dici se hai dolore e io valuto l'elasticità del soggetto. Quindi faccio questo e qui è bloccata. Faccio questo e qui è bloccatissima. Faccio questo e qui va già un po' di più. Ok? Quindi vuol dire che soprattutto alto e medio è molto disturbante per lei. Soprattutto medio. Tu avevi dolore e non andavi. Magari qualcun altro che non ha questi disturbi vedrai che è estremamente gommoso. Vai indietro, indietro senza nessun problema. Ok? Poi... questo l'ho fatto, la zona lombare l'ho cercata e poi abbiamo visto che lei non alza le braccia, ok? Le braccia che non si alzano, prima di andare su un braccio, ecco perché con questo corso tu metterai a posto un sacco di problemi appendicolari, le spalle non si alzano per un problema di torace, sia alto che basso, costole, clavicola e spalla. Però la spalla è una delle ultime cose, ovvio che se lui quando lo alza, ah, sento un chiodo qua e la spalla, ok? Ma se quando la alza non sente dolore, semplicemente non la alza. Prima di andare sulla spalla, metti a posto il centro per te. No, le fine. Okay. Vai bene qui? Sì, okay. Sono abbastanza. Perfetto. Poi chiedo a lei di darmi la mano e di metterla qua, ok? In questo modo ho quel fianco libero e che cosa posso fare? Lei è abbastanza comoda. Prendo la mia mano opposta e la metto sulla spalla del lato malato. Faccio una flessioncina spingendo con la mia avambraccio in giù. Ma non sul collo, toracico alto. Spingo in giù quanto mi serve. Troppo e giusto, ok? Poi con questa manina aumento l'inclinazione, che era già aumentata dal piede, l'aumento, tu lascia bello molle. E ho fatto l'inclinazione, quindi ho fatto flessione e inclinazione. Il parametro più importante qua è la traslazione, devo far traslare una vertebra sopra l'altra per accorciare i rotatori che sono in quello strato vertebrale. Cosa faccio? Inclino via, vedi? Inclino via e traslo via. Quindi inclinazione, boom, traslo via con la mia chiappa
E poi di qui dico, devo andare a destra o devo andare a sinistra? Ok? Cosa devo fare su di lei? A destra peggiora, a sinistra mi migliora, ok? Quindi, lascia bello molle, se ancora male, vedi c'è ancora un po' di disagio. Forse la parte 7-8 dà un po' di fastidio. Teniamolo un po' qua, vediamo che succede nei primi 30 secondi, ok? Lascia molle, molle, e tu riporti sul paziente con la tua coscia, che gli dai sostegno, e tolgo la manina, ok? Tolgo la manina, rivaluto, è più sofficioso di prima, ma c'è ancora qualcosina, e poi il paziente toglie da solo la gamba senza nessun problema. Vediamo se ti ho migliorato qualcosina, altrimenti poi possiamo fare sempre la codesta. Quindi mettiti dritto, prova a portarmi la testa indietro, vediamo se hai migliorato qualcosa oppure se tira sempre. Cosa senti? A me sembra di andare più indietro rispetto a prima, ti tira? E ho meno irradiazione. Ok. Oh, nessuno vieta che abbia anche un problema al collo ancora non messo a posto, non lo so. Metti le mani sul seno, brava, guarda più o meno da così. Allora, questo era quello alto, vediamo quello basso, faccio male. E il dolore sotto, non è dove più basso, ok. E guarda rispetto a prima, ti ricordi com'era prima, ok? Qui, devo per farle male, devo, ecco, andare qua. Ma solo perché c'è poi la scoliosi a un certo punto qui, ok? Però lei è estremamente gommosa adesso. Quindi c'è ancora qualcosina sotto, ma lei non fa farle anche questo. Alza le braccia. È completamente diverso. È un'altra cosa, no? Sì. E che cacchio. E tu avresti lavorato sulle braccia per quanto? Ages. Questo è quello così che riesci. Così quando parte il dolore. Ok, dove ti parte? A livello di sa, le braccia completamente diverse. È un'altra cosa, no? Sì. E che cacchio. E tu avresti...